È Natale al quartiere arabo della città e Betlemma Yangeli, il presepe vivente più amato dei nisseni. Ad aprire i festeggiamenti il saluto di padre Salvatore Lovetere nella chiesa di San Domenico, che ha accolto la sacra famiglia e i figuranti delle presepe con i loro antichi mestieri, che hanno poi trovato spazio nelle case costruite dagli arabi, recuperate dall'associazione di volontari che si occupano dell'allestimento del presepe. Tra le strette vie dello storico rione si respirava aria di festa, accompagnata dal suono dei fiati e delle percussioni della banda musicale Giuseppe Verdi. Per noi è il settimo anno che facciamo il presepe vivente, e per noi è un motivo di vanto, di gioia e di speranza, anche perché in questo presepe quest'anno abbiamo voluto dare un tema un po' particolare, quello della solidarietà, facendo vedere anche scorci particolari del nostro quartiere, e poi ecco il presepe tradizionale con la Sacra Famiglia, che fin da adesso ringrazio per la loro disponibilità. Da 2 mesi che lavoriamo in maniera molto, molto sodo, però sappiamo che è qualcosa di bello, non solo per noi stessi che ci lavoriamo, ma anche per lo stesso quartiere che con grande generosità ha voluto realizzare per l'ennesima volta questo presepe vivente. Ma la prima volta che partecipiamo al presepe vivente, ed è una cosa bella perché comunque andiamo a rappresentare un qualcosa che è importante per la Chiesa e per chi è che è fedele. Alla Vannara, Uscarparo e Aricottara sono solo alcuni dei personaggi rappresentati dai più di 60 figuranti, tutti rigorosamente residenti al quartiere Angeli. Il batter ferro, mescolare la ricotta, condire con olio e spezie il pane appena sfornato, sono stati alcuni dei momenti più rappresentativi della serata. Ricordi ed emozioni raccontate da alcuni di loro ai nostri microfoni. Per me è la prima volta e sono contenta di presentarlo perché è una cosa nuova per me, mi sento contenta. Mi ricordo quando mia mamma lavava i panni, che si chiudeva la porta con la pila quella che si metteva a terra, mia mamma dietro la porta che lavava a terra, si inginocchiava e lavava. Questo me lo ricordo, avevo 4 anni, 5 anni. È una cosa che viene dal profondo del cuore e che veniamo tutti assieme qua per essere un'unica famiglia e per rappresentare la grazia di Dio, e siamo qua tutti assieme, formeremo il presepe più bello che ci sia.